Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista. Questa sera, prima di presentare il nostro ospite, voglio fare un po' di introduzione, perché questa sera la nostra attenzione sarà concentrata sulla città di Padova e in particolare su quello che è il sistema parcheggi, su come funzionano e su tante novità innovative che sono state introdotte in questa bellissima città. Allora, per farlo io presento la persona che è al mio fianco ed è il dottor Gaetano Panetta, direttore sosta di APS Holding. Grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito. Allora, un impegno ovviamente il vostro che ha richiesto insomma un po' di studio oltre che a tantissimi lavori, perché insomma io dico i parcheggi a Padova sono un po' diversi dalle altre città e nel corso di questa puntata lo scoprirete. Quali sono le principali sfide che avete incontrato nella rivoluzione di questo sistema parcheggi? Beh, già il fatto che si parli di rivoluzione è una cosa positiva, vuol dire che il sentimento in questo senso è positivo nei nostri confronti. Le sfide sono le sfide di chiunque operatore economico si trova a lavorare in città, quindi ci sono delle sfide nella burocrazia, nei tempi, nell'interazione con gli altri soggetti, quindi è stato un lavoro particolare, ma che sta dando veramente grandi soddisfazioni. Poi la percezione, almeno per quanto mi riguarda, che magari scrivendo le notizie o comunque girando per la città e avendo anche un contatto con voi, è quella di un team anche molto unito. Sì, noi cerchiamo anche di creare quel family feeling all'interno dell'azienda, per cui tutti lavoriamo per uno scopo e deve essere evidente che si lavora per migliorare la città e per dare dei servizi anche ai cittadini. Allora, parliamo di queste novità, quelle che sono state introdotte e come sono state anche accolte dai cittadini. Noi il focus ce l'abbiamo avuto proprio nei cittadini, nel senso che quella che si chiama cercare di favorire la user experience degli utenti, cercando di avvicinare il più possibile quell'upgrade tecnologico nei confronti dei cittadini, e i cittadini lo possono usare, quindi la dematerializzazione delle tariffe, un'app padovana completamente a disposizione dei cittadini, perché i cittadini possono usare questa app per tante cose, poi magari le potremo vedere anche nel particolare, e anche una cosa che non guasta, perché in quest'era di smart city ci si dimentica che c'è bisogno di un colloquio diretto con gli utenti, quindi c'è un canale privilegiato con gli utenti a cui noi forniamo delle risposte in tempi brevissimi, e il risultato di questo è molto molto apprezzato dalla quindi gente. Insomma, c'è questo dialogo costante. C'è un dialogo costante nel giro di chiaramente è da capire quando si fa la segnalazione, ma nel giro di poche ore si ha una risposta, e se non ci sono altre verifiche da fare, dovendo anche esserci magari un rimborso, parte anche il rimborso di quello che magari si è pagato in più o che non era dovuto. Quindi, ecco, tutto questo insomma fino a un po' di tempo fa era davvero impensabile. No, è vero, sì, ma se noi usiamo la tecnologia, la usiamo bene, la tecnologia ci dà questi strumenti per poter avanzare verso l'utente, insomma, ecco. Senta, ma quali sono state le influenze che questo tipo di parcheggi, questo sistema ha avuto poi nella mobilità urbana? Beh, la mobilità la sosta è un tassello importante della mobilità, quindi se la sosta funziona, di riflesso anche la mobilità ne trae beneficio, quindi tutto quello che gira intorno alla mobilità è un qualcosa in più che si dà al cittadino, e quindi si evita di perdere tempo a cercare il parcheggio, si evita che la gente utilizzi il suolo per lasciare la macchina giorni e giorni e privi altra gente della possibilità di usare i parcheggi. Insomma, si cerca di creare un equilibrio per cui la mobilità, se funziona, è un valore aggiunto di una città, ricordiamocelo. Ecco, quindi insomma un grande lavoro sul territorio per portare poi dei benefici che riguardano non solo chi deve parcheggiare, ma anche tutti gli altri cittadini che naturalmente vivono le strade, vivono la città, vivono anche il traffico. Sì, delle volte non ci accorgiamo che rimanere imbottigliati nel traffico
è già una sconfitta. Quindi dobbiamo cercare di limitare quei tempi. Ecco, ormai le macchine moderne sono talmente belle, talmente confortevoli, e c'è di tutto, dal podcast alla musica sinfonica, eccetera, per cui ci siamo dimenticati che sarebbe meglio che passassimo meno tempo in macchina e più tempo in casa con i nostri. Senta, ma avete collaborato anche con altre aziende per arrivare a questo progetto? Certo, certo. Non tutto si fa e ci si guarda sempre allo stato dell'arte, si vede dov'è arrivata la tecnologia e si cercano le aziende che riescono a darti quel qualcosa in più. Quindi i nostri compiti sono anche quello di trovare e di compiere altri passi verso, perché non ci si ferma mai, c'è sempre un'evoluzione da compiere. Ecco, Padova fa venire un po' in mente certi paesi del nord, no? Dove comunque, a parte il traffico che magari insomma c'è in questi giorni per via dei cantieri, e lì insomma purtroppo sono cantieri necessari, questo lo sto dicendo io perché insomma anch'io vivo la città, però questo sistema parcheggi effettivamente ricorda un po', no? Quell'ordine, quel sistema che poi porta anche a usufruire di queste location in modi alternativi, e nel corso della puntata ne parleremo. Come avete gestito la comunicazione con i cittadini per divulgare il messaggio di questi cambiamenti? Beh, la comunicazione è un elemento importantissimo di quando si fa innovazione, non potrebbe essere altrimenti. Cioè, se il cittadino non conosce e non viene messo al centro del progetto, è evidente che è un progetto che non ha nessun valore. Quindi la comunicazione si usa tutta, dal magazine alla radio, al podcast, fino ad arrivare alla televisione, cioè tutte le forme di comunicazione, tutto quello che ci permette di raggiungere in poco tempo il cittadino è utile, perché in questa maniera si arriva con l'innovazione, si arriva anche semplicemente con dei tutorial, e quindi si spiega alla gente semplicemente come si usa un parcometro, come si usa un'app, come si usano i parcheggi e qual è l'indicazione migliore e qual è il parcheggio migliore anche per poter risparmiare. Ecco, in questo siete fortissimi, perché anche sui canali social avete una pagina meravigliosa su Instagram, molto curata, molto attenta, dove insomma fate vedere, postate moltissime cose. Sì, abbiamo un po' questa, qualcuno potrebbe dire questa mania, però ci piace rendere partecipi tutti delle nostre cose, delle nostre location, dei nostri eventi, dei nostri appuntamenti. Quindi sì, i social sono una parte integrante di quella che è comunicazione, non dimentichiamocelo. Allora, ricordiamo per chi magari ci sta seguendo in questo momento e non conosce la pagina Instagram, dove devono andare, cosa devono cercare? Ah beh, la nostra pagina Instagram è APS Secret Garden, trovate il progetto che è diventato il progetto iconico di Padova e di APS, quel parcheggio ex parcheggio Europa, ex parcheggio Conciapelli, che è diventato un luogo diverso, si chiama Secret Garden, e non a caso, nel senso c'è un giardino segreto, e vi invito a visitare la pagina, vi invito a visitare anche semplicemente il parcheggio, fare due passi, non è necessario dover parcheggiare, si può semplicemente venire e calarsi in questo ambient diverso dal solito. Ecco, è proprio diverso, ma ci torneremo nel corso della puntata, perché è colorato, ci sono gli eventi, insomma, quindi rimanete lì perché ne parleremo. Io adesso vorrei tornare un po' più all'aspetto istituzionale e parlare di questo progetto, perché si parla moltissimo in questo periodo anche di sostenibilità ambientale. Allora volevo domandarle come si coniuga con questo sistema. Beh, dobbiamo riallacciarci a quello che abbiamo detto prima, cioè nel momento in cui la sosta è un tassello della mobilità e la mobilità è organizzata e razionale, la sostenibilità ne va di conseguenza. Quindi c'è tutto un sistema che si lega al fatto che il parcheggio deve essere utilizzato nei modi e nei tempi per i quali è stato pensato. Quindi
Si comincia con i parcheggi scambiatori all'esterno della città, si lascia la macchina, si prende il tram o il mezzo pubblico. Se ci si vuole avvicinare, chiaramente si deve pagare un prezzo e quindi poi si sceglie di avvicinarsi tanto quanto serve. Insomma, ecco, per cui c'è tutta una logica intorno alla gerarchia dei parcheggi che ci fa usare meglio lo spazio e anche il tempo, per cui la sostenibilità è all'interno stesso del concetto di mobilità. Senta, lei che ha un po' il polso di quello che succede in città, come si comportano i padovani? No, beh, i padovani si comportano benissimo, no, su questo non possiamo dire niente, cioè sono, vorrei dire, un popolo europeo da questo punto di vista, sono molto attenti alla questione ambientale, alla questione della sostenibilità e al parcheggio in quanto luogo necessario per dover muoversi. Hanno ancora qualcosina da migliorare, ma come tutti dobbiamo migliorarci in qualcosina, però siamo sulla strada giusta. Una volta che riusciremo a compiere tutti i progetti sulla mobilità a Padova, comprese le linee del tram, chiudere i parcheggi scambiatori alle porte della città, Padova diventerà veramente una delle migliori città europee italiane. Beh, direi che sì, lasciare la macchina dove ci sono i parcheggi del tram, prendere il tram e arrivare in città effettivamente è comodissimo. A volte magari non si fa per pigrizia e magari si va in centro. Sì, delle volte appunto è il discorso che si faceva prima. Le macchine moderne sono talmente fatte bene e sono talmente comodose, permettetemi la parola, che non ce le fanno abbandonare ai parcheggi scambiatori, insomma, ecco, per cui tendiamo ad arrivare fino all'ultimo metro, perché pensiamo di far bene, pensiamo di far prima, ma non è sempre così. No, in realtà magari ci si impiega anche più tempo perché certo. C'è magari un po' di traffico, eccetera. Comunque, insomma, in città, a Padova, ci sono delle grandi opportunità. E io vorrei parlare anche di questo Secret Garden di cui abbiamo parlato inizialmente e raccontare un po' la sua storia, perché è veramente un luogo unico che è stato trasformato, ed è una risorsa, un'opportunità per la città. Sì, noi abbiamo ereditato negli anni passati due parcheggi che erano completamente diversi, completamente, cioè non comunicanti tra di loro, e addirittura c'erano più muri in cemento armato tra di loro. Siamo riusciti passo dopo passo. Quindi uno era il garage. Uno era l'ex garage Europa e l'altro era un parcheggio destinato ai condomini sopra Piazzetta Conciapelli. Parliamo di garage Europa, aveva 140 posti e 160 posti aveva questo garage Conciapelli con i box. 300 posti auto che erano sottratti all'uso pubblico e né con la destinazione APS, con la nostra. Il nostro progetto siamo riusciti a rimettere in gioco questi 300 posti auto. Non è stato un progetto semplice, sono più progetti in uno, è un progetto architettonico, un progetto ingegneristico, un progetto di mobilità e infine è diventato quello che non pensavamo, che è diventato un progetto artistico. Artistico perché abbiamo a un certo punto cercato di sconvolgere un po' le menti di chi arrivava giù, nel senso che uno degli input che ho dato al primo artista, Tony Gallo, che si è cimentato nel parcheggio, è stato quello di dirgli: devi far capire che la gente quando entra in questo parcheggio non lo deve vedere come una caverna, non deve vedere come un luogo brutto, gli devi far credere, devi far pensare che potrebbe anche essere che all'interno il parcheggio è più bello di quello che c'è fuori. Diciamo che non sono io a dirlo, ma qualcosina ci siamo riusciti, insomma, sono soddisfatto della resa finale, insomma, ecco. Allora, resteremo ancora su questo argomento, ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa, ci vediamo tra pochissimo, rimanete lì. In una città sospesa nel tempo, vibra l'eco di un santo senza nome. Passeggia tra piazze e mercati medievali, assaporando l'eredità di antiche tradizioni.
Ammira la bellezza di una città d'arte dove affreschi maestosi narrano storie senza tempo. Qui la scienza ha illuminato il domani attraverso il buio dei secoli. Immergiti in spazi concepiti per ispirare emozioni indimenticabili. Padova, dove la vita è arte. Ancora ben ritrovati a Punti di Vista, questa sera siamo in compagnia del dottor Gaetano Panetta, direttore Sosta APS Holding. Stiamo facendo questo viaggio all'interno della città di Padova e parlando di questa rivoluzione dei parcheggi. Siamo in questo momento nel parcheggio che si trova nell'area di Porte Contarine, che si chiama Secret Garden. Esattamente, un luogo segreto, un giardino segreto, che poi tanto segreto per fortuna non è, perché nel senso che adesso è diventato, dicevo prima, un luogo iconico, un luogo conosciuto dai padovani e molto apprezzato anche come location per degli eventi, per cui questa cosa qui ci ha un po' strabiliato, ci ha un po' preso alla sprovvista, ma pensiamo che chi... di averci visto giusto, insomma. Ecco. È un concetto sicuramente nuovo per la città, ma che sta riscuotendo successo. All'interno, dicevamo, ci sono tanti murales, dipinti. Sì, abbiamo fatto un lavoro di ricerca e abbiamo cercato di andare praticamente ad ispirarci ai pittori del Trecento, al sigillo UNESCO della città di Padova. E quindi abbiamo cercato di creare un filo di continuità tra i pittori del Trecento e la pittura contemporanea, o meglio dire all'artista contemporaneo come vedresti tu le opere adesso, passati tutti questi secoli. Quindi una reinterpretazione delle pitture del Trecento e con i temi del Trecento, cercando di capire quali potessero essere le somiglianze, quali potessero essere anche le divergenze, cercando di portare qualcosa di nuovo, una ventata di nuovo all'interno di un luogo che non ti aspetteresti, per cui la cosa più bella è vedere la sorpresa della gente, cioè la gente arriva, e ormai sempre meno, ma i primi che arrivavano giù e si parcheggiavano la macchina e si sorprendevano di essere in un luogo. Sì, poi insomma poi nei social si vedono anche tanti post con fotografie, perché invitano anche certo la fotografia. E questo si riscontra poi anche negli eventi, perché all'interno del Secret Garden ci sono anche gli eventi. Sì, è un'ulteriore sfida nella sfida, cioè non bastava pensare ad un parcheggio che funzionasse tutto insieme e che fosse ridato alla città. Anche quest'idea di poter dedicare alcuni giorni della settimana a degli eventi, abbiamo ospitato veramente degli eventi molto particolari, molto suggestivi, ed è la location stessa che ha creato un ulteriore fascino all'evento stesso, per cui continuiamo a avere richieste in questo senso e dobbiamo cercare un po' di fare, come dire, una cernita degli eventi che andiamo a fare, perché chiaramente il parcheggio è un parcheggio, non è semplicemente una location per eventi, quindi dobbiamo Quali cercare... sono quelli che sono stati fatti fino ad ora che le sono particolarmente piaciuti? Beh, o comunque i primi... sono molto partecipati? Allora, le prime due date di Fuck Up Nights. Fuck Up Nights è un format che è l'inverso del TEDx, cioè praticamente esalta il fallimento come rigenerazione, nel senso che se TEDx ti porta il personaggio che ha avuto successo, Fuck Up Nights ti porta il personaggio che attraverso un fallimento, un problema, una malattia, un qualcosa che l'ha bloccato nella sua vita, poi è riuscito a rinascere e a ripartire. Abbiamo avuto due serate con sold out, perché praticamente non tutti sono riusciti ad arrivarci, e quindi è stato molto interessante sia avere tutte queste persone interessate ad ascoltare questi oratori, sia anche
al fatto che questa cosa qui avvenisse in un luogo sotterraneo, come se la stessa rigenerazione delle persone dovesse partire da un luogo diverso che non fosse in un luogo canonico della città, insomma, ecco, è molto interessante. Ecco, APS ha portato anche degli altri messaggi, dei messaggi che insomma sono fondamentali anche con la quotidianità che oggi viviamo. Mi riferisco alla violenza contro le donne anche. Sì, questa è stata un'altra iniziativa virtuosa che abbiamo fatto partire l'8 marzo di quest'anno e abbiamo portato fuori praticamente gli artisti del Secret Garden, li abbiamo portati fuori dalla città con il Secret Tram, ma abbiamo utilizzato il tram con queste quattro figure, di queste quattro donne, di quattro età diverse, tutte unite da un filo. Il filo rappresenta l'unione di queste donne, l'unione che tutti noi dobbiamo avere contro la violenza contro le donne e contro la violenza di genere. Quindi è un tram che dall'8 marzo sta girando per la città, l'avrete sicuramente visto perché è un tram che si fa notare ed è molto bello anche il risvolto e la partecipazione della gente che ci segnala ancora l'ho visto, finalmente l'ho visto. E queste quattro figure femminili ricordano che non bisogna che ci dimentichiamo del sacrificio di queste persone. Ecco, quindi insomma possiamo dire che i parcheggi e la mobilità a Padova possono essere utilizzati anche come strumenti diversi dalla loro funzione originaria. È sicuramente quello che abbiamo cercato di dimostrare in questi anni, sia dando dei messaggi, ma anche cercando di riqualificare delle zone e dei luoghi che altrimenti erano dei non luoghi. Certo. Se pensiamo che un parcheggio è per antonomasia un luogo che non ha definizione, perché sembra che non debba esistere, però ci serve, se noi cerchiamo di, come dire, ribaltare questo concetto, facciamo in modo che il parcheggio diventi una parte di noi stessi, sia come location, ma anche semplicemente come luogo recuperato della città. Certo, insomma, questo bisogna dirlo, perché poi il parcheggio, no, nell'immaginario collettivo, poi anche per i film che ci sono stati, soprattutto i parcheggi sotterranei, hanno sempre fatto, no? Certo, non so che, però bisogna dire che andando al Secret Garden effettivamente trovi un ambiente accogliente, un ambiente nuovo, colorato e dove ci si sente anche sicuri. Sì. Come viene gestito l'aspetto della sicurezza? Beh, lì abbiamo anche puntato, è fatto bene a ricordarlo, abbiamo puntato anche sulla sicurezza. Ogni singolo posto auto ha una videocamera che sorveglia il posto auto H24. Oltre ad esserci l'operatore presente su tutto il parcheggio, c'è anche tutto un sistema di videosorveglianza ed ogni macchina è come se fosse custodita all'interno di un box. Quindi È un aspetto fondamentale. È un aspetto fondamentale, appunto quel discorso che vi facevo prima: non dovete pensare che entrando qui si entra in una caverna, si entra in qualcosa che è molto più bello di quello che c'è fuori. Certo, senta, un'altra domanda che insomma così vorrei conoscere per scoprire, no, insieme ai nostri telespettatori un po' il futuro. Parliamo di eventi, parliamo di opere, perché alla fine sono delle opere quelle che create con questo sistema. Quali sono i progetti futuri? Perché insomma voi siete molto carichi, sì, di idee, ma anche di progettualità. Stiamo già lavorando ai prossimi progetti. Ne abbiamo due adesso belli caldi, diciamo. Abbiamo un progetto in ristrutturazione che è il nuovo Park Corso del Popolo, lo stiamo ristrutturando in questi momenti e diventerà The Real Garden, cioè da Secret Garden passeremo a The Real Garden. Che cosa vuol dire? Che cosa sarà una sorpresa, come direbbero i ragazzi, stay tuned, state sintonizzati sui nostri canali. Abbiamo anche lanciato un contest sul nostro profilo Instagram: come lo vorreste il nuovo parcheggio? Abbiamo ricevuto delle proposte anche su questo. Quindi insomma la città partecipa, La città partecipa e comunque noi siamo
siamo sempre lì a rimetterci in gioco e cerchiamo di trovare anche nuovi stimoli, per cui sarà una nuova sorpresa, mi auguro, gradita, perché anche lì andremo a riqualificare una zona di Padova che è rimasta un po' indietro, diciamo, nel tempo e necessita sì. di essere risanata. E poi stiamo partendo con la progettazione di un altro parcheggio che è molto sentito dai padovani, che è Park Prandina, che sarà il primo parcheggio boscato, per cui anche questo sarà una sorpresa dal punto di vista del parcheggio e della convenzionalità del parcheggio, sarà qualcosa di diverso. Ormai le sfide non possono essere semplici, dobbiamo cercare di fare le cose fatte bene e cercare sempre di alzare l'asticella. Allora, io la ringrazio perché lei ci sta raccontando delle cose questa sera che magari noi non conosciamo, non immaginiamo che quando andiamo a parcheggiare un'automobile ci sia tutto questo lavoro alle spalle. Quindi insomma è fondamentale poi conoscere anche questo, soprattutto poi quando si trasformano anche in servizi al cittadino, come gli eventi, che poi gli eventi portano anche a un beneficio per le attività collaterali. Certamente tutte le attività che sono nell'intorno devono, come dire, ricevere i frutti del lavoro che facciamo, sia i cittadini che hanno bisogno del parcheggio, ma anche i commercianti che hanno bisogno di dare una, come dire, una valida alternativa ai loro clienti. E quindi c'è un circolo virtuoso nel momento in cui un progetto funziona, non è solo il progetto di APS che funziona, è il progetto della città che va avanti, è il progetto di un nuovo organismo che si fa strada e che fa da effetto volano anche per altre attività e anche per altre cose. Quindi quello che sembra un piccolo progetto, una spennellata su un muro, o che sembrava semplicemente un diversivo all'interno di un parcheggio, poi alla fine si rivela veramente una risorsa per tutti quanti. Allora, abbiamo ancora un minuto a disposizione, io vorrei utilizzarlo per consigliare ai cittadini, se non lo avessero già fatto, di scaricare l'app, perché insomma sappiamo tutti che quando si va ad usufruire di un parcheggio bisogna mettere la moneta, bisogna pagare, prendere il biglietto, inserire lo stallo, eccetera. Però oggi tutto questo è reso molto più comodo dall'app. Sì, andate sull'applicazione dove scaricate le app e trovate Easy Padova, la scaricate, vedrete che è semplicissimo l'uso di questa app. Potrete trovare, cioè potrete pagare direttamente il parcheggio sia in struttura, cioè non passare dalle casse quando siete in un parcheggio chiuso, semplicemente scannerizzando il biglietto, oppure pagare direttamente il parcheggio sugli stalli blu. L'altro vantaggio di questa app è un altro progetto che nel frattempo abbiamo avviato, che è quello di conoscere lo stato libero occupato dei singoli parcheggi. Per cui in tempo reale conoscete se trovate o meno posto in un determinato parcheggio, che siano parcheggi in struttura o parcheggi su strada, l'app vi sa dire esattamente quanti posti liberi potete trovare. Quindi diventa uno strumento veramente molto utile. Vi consiglio, prendete il vostro telefonino e scaricatela immediatamente. Come hanno fatto già 20.000 padovani, quindi che hanno trovato, come dire, un'utilità in questo. Allora, io la ringrazio per la sua presenza questa sera, devo dire molto interessante, le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, è stato molto molto piacevole essere qui e anche poter spiegare queste cose. Non capita tutti i giorni di avere tutto questo tempo a disposizione per poter spiegare quello che facciamo ed è un piacere poterlo anche spiegare. Grazie mille a lei, grazie a tutti voi per averci seguito, naturalmente io vi do l'appuntamento a domani, sempre qui a quest'ora su Telecittà. Se volete rivedere la nostra puntata andate sul canale YouTube, è sempre a disposizione la trasmissione Telecittà Official Channel. Arrivederci. Buonasera.